L'ufficio immigrazioni è un po' razzista. Madonna, ma c'è tantissima gente. Sei una merda. We are the fire. Ciao ragazzi, allora sono le 4 di mattina ma non sono riuscito a dormire. Ci ho dormito 4 ore ma c'ho il fuso orario. Quindi ho cercato di prendere delle cose insomma con non troppi grassi. Quindi questo yogurt greco e questa insalata con un po' di pollo. Poi questo che c'è, il cognacco, è una zuppetta col cognacco, c'ha pochissime calorie, tipo un centinaio. Poi tra poco me ne devo andare all'ufficio immigrazioni. Vabbè, io mi pappo questo e poi cerco di riprendere sonno. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, vabbè, questa è la stanza di oggi, poi vi faccio un tour della casa magari piccolina che ho qui. Oggi sto per andare all'ufficio immigrazione, quindi andremo a fare la mia estensione per il visto. Sono le 6:54 e se arrivo prima delle 8:30 mi danno subito il numero, non devo aspettare, perché dovete sapere che se entrate alle 9:30 in quel posto possono tenervi anche per 4-5 ore. È uno dei posti, ho guardato su internet, in cui c'è più fila in tutto il Giappone. Tipo, se andate in municipio di solito si aspetta dai 30 ai 40 minuti, poi giorni un pochino più pieni di gente magari si aspetta un po' di più, giorni magari durante la settimana nelle ore lavorative magari di meno, però pressa poco è così. Mentre l'ufficio immigrazione, a prescindere da che giorno andate, è sempre pieno. Aprono alle 9, però dalle 8:30 danno i numeri coi quali poi si può essere ricevuti per fare questa domanda per il visto. Quindi parto adesso, in teoria dovrei arrivare alle 8:15, per cui dovrei avere subito il numero e cavarmela in fretta. Vabbè, almeno una cosa positiva di tutto questo jet lag è che mi sono svegliato prestissimo, quindi adesso si parte. Ah, devo anche andare a fare le foto per la fototessera, questo non me lo devo dimenticare. E spero che vi divertirete oggi con me in fare questo tour dell'ufficio immigrazioni, così vi faccio vedere dove fare la richiesta per il visto se vi trovate a Tokyo. Ed ecco la colazione dell'hotel, che devo dire che per costare così poco è veramente niente male. C'è il riso alla cantonese, sono questi piatti che adoro della cucina cinese, c'è pure il mapo tofu, quindi buonissimo, e anche del kimchi, dell'insalata e poi le uova che come sapete adoro. Ecco qui la colazione cina. Buon appetito ragazzi. Ok ragazzi, ecco la macchinetta per farsi le foto. Dai che non c'è nessuno. Qua c'è scritto che se paghi un po' di più vi fanno la foto premium a 1000 yen e vi fanno la pelle un po' più figa. Ma noi facciamo quella standard, tanto siamo gnocchi dentro. Qua ci sono tutte le regole per fare le foto perfette, vedete? Non bisogna essere troppo bassi, troppo alti, bisogna regolarsi la sedia. E bene, finalmente adesso possiamo farle. Mettiamo dentro 1000 yen qui. Ah no, aspetta. Ok, Shomei Shashin questo, selezionato questo. Facciamo queste che sono le foto normali. Queste sono quelli per i curriculum, e anche i menchio, quindi dovrebbero essere queste quelle giuste. Ok, adesso le mettiamo dentro. Mettiamo dentro i 1000 yen. Ok. E adesso dovrebbero farci la bella foto. C'ho dei capelli di merda però va bene così. Vedete qua vi dice di regolare lo sgabello a seconda dell'altezza. E adesso ci stampano la foto. E ecco qui la foto, yay. Dai, non è neanche venuta cessa. Bene, adesso si va all'ufficio immigrazioni. Guardate che bella la folla che c'è qua a Shinagawa, qua della mattina. Devo dire che il treno non era molto pieno. Sono al telefono con Martina e adesso vado a prendere il bus. Sì, guardate quanta fila che c'è per andare all'ufficio immigrazioni. Ma noi prendiamo il taxi così li freghiamo tutti. Adesso andiamo al taxi Noriba. Corri, corri. Attraversiamo quasi col verde. No, è diventato rosso. È una corsa contro il tempo perché alle 8:30 danno fuori i numeri per fare domanda per il visto. E se arrivi alle 8:31 devi aspettare anche 2-3 ore. E guarda che è già partito il bus. Dobbiamo arrivare prima degli altri stranieri. Ok, adesso andiamo a prendere il taxi. La cosa più figa di tutto ciò è che questo New Kokunkari, che sarebbe l'ufficio immigrazioni, apre alle 9 e sono le 8:07 e guardate la ressa per prendere quel bus laggiù. Cioè, capite che se io non arrivo prima di loro, tutti loro saranno davanti di me. Martina, cosa fare? Dammi dei consigli. Prega che il taxi vada forte. Perché se c'hai tutti davanti, forse verso l'ora di pranzo esci. Eh no, la sfiga è che a ora di pranzo vanno in pausa, quindi lavora solo una persona. Cioè sembra una gara alla giochi senza frontiere. No, ma è tipo prima degli altri. È tipo così. No, no, è così. Ma io devo dire che non sono mai entrato così presto per andare all'ufficio immigrazione, quindi è veramente un'avventura. Infatti la tua vita sembra molto avventurosa quando sei fuori. No, vabbè, in Thailandia ho visto cose.
Te l'ho raccontato. Ma siamo ancora in viva voce? Sì, intanto noi stiamo correndo adesso. Vediamo chi la riesce a spuntare. Siamo proprio dietro al bus. E io spero che lo riesca a superare. Adesso glielo di Emma. Ma non... deve sorpassarlo? Eh no, deve proprio sorpassarlo. Cioè, mi fa risparmiare 2 ore della mia vita se sorpassa sto bus. Oppure devo io lanciarmi fuori prima di loro, perché comunque loro devono scendere uno alla volta, mentre io sono solo da solo. Però devo anche pagarlo il taxi. Non posso già pagargli, gli do un tipo un 700 così in amicizia. Devi superare dopo lanciati fuori dal taxi, supera tutti quelli dell'autobus. Oh mio Dio, aspetta, abbiamo, forse superiamo il bus. Sì, ce l'abbiamo quasi fatta. No. No vabbè, comunque devo dire è stato bellissimo perché ho fatto le carte per il visto in aereo. Ieri sono andato in comune a prendere tutti i documenti. Oggi vado al New Coco Curry. Mi sento una persona realizzata. Vabbè, siamo arrivati tipo... Madonna, ma c'è tantissima gente. Mamma mia. Pazienza. Io speravo che non ci fosse nessuno. Sono le 8:10. Oh mio Dio. Se ci avessimo tutti un lumino sarebbe bellissimo. Ragazzi, adesso c'è un po' la corrida. Devo correre a prendere il numero. Veramente tutti stanno correndo come dei disperati. Ragazzi, è la corrida. Madonna, ma stanno tutti correndo. Adesso io ho superato 20 persone. La scala mobile. Oddio, questa è la parte più importante. Sono riuscito a superarne un altro. Altri 2, sì, sono andato dal parco. Sì, mi sono posizionato benissimo. Madonna, ho fregato tutti. Sono tipo davanti 20 persone, ma come cazzo ho fatto? Ci vediamo dopo. Martina, sai che prima c'erano 100-200 persone davanti? Sì. Ho preso il numero 26. Sei una merda. Sì, infatti vedo di uscire velocemente. Torno in taxi. Madonna. Mancano 8 minuti adesso che iniziano poi finalmente a estrarre i numeri. E siamo adesso a fare il tour dell'ufficio immigrazioni. E voglio farvi vedere uno dei cartelli più belli all'ufficio di immigrazione. Che c'è scritto che non dovete rubare la carta igienica, perché evidentemente in passato veniva spesso rubata. Qui c'è l'acqua potabile, ragazzi. Una cabina telefonica. L'ufficio immigrazione comunque è carino, cioè è carino, merita. È che da come l'hai messo sembra di dover fare un fantastico giro turistico. E adesso lanciamo la sfida. Se siete così bravi da arrivare prima di Seve e prendere un numero inferiore. Ma infatti, sai che adesso faccio il tour ad aprile, no? Io una cappatina all'ufficio immigrazione la farei, perché è un'esperienza da fare. Cioè, poi è bello. Devo dire che però è più bello il comune di Shibuya. Vedete, praticamente basta che seguite le varie lettere che ci sono per terra e vi portano nella locazione che dovete andare. Io sono scioccato ancora per il discorso della carta igienica. Ragazzi, davvero, emergenza carta igienica. Non rubate la carta igienica dell'ufficio immigrazioni. So che comunque se vai all'ufficio immigrazioni è bello portarti un ricordo, però la carta igienica no. E ragazzi, allora, avete capito che... Comunque non sono io, però... Ragazzi, l'ufficio immigrazioni è un po' razzista, perché il nuovo cartello che ho visto all'ufficio immigrazioni è: non buttate la gomma da masticare per terra. Non buttate la gomma da masticare. Gomoste, non buttate via la gomma da masticare. E qua c'è l'insegna di un tipo che sputa una gomma da masticare. Ragazzi, ma io questi cartelli non li ho mai visti in nessun altro posto, perché qua evidentemente ci sono tanti stranieri che hanno delle culture molto diverse. Oh mio Dio. Beh, ma l'ufficio immigrazione è veramente il posto più razzista che esiste in Giappone. È bellissimo. Ma sai cosa ti dico? Non attaccarsi alle prese. Ma adesso io mi metto... Sì, ma non attaccarsi alle prese ci sta. Ma non rubare la carta igienica dai cessi e non sputare la gomma da masticare per terra. Ma dico, ma cos'è? Cioè, sono degli animali, siamo allo zoo. Ma continuiamo col tour degli uffici immigrazioni e scopriamo se troviamo altri cartelli divertenti, perché secondo me non cagare per strada c'è. No, io vorrei dire una cosa sui cartelli, però non sono mai contenti, perché se te dici che non posso sputare la gomma per terra, ma non posso neanche prendere la carta igienica perché sennò la sto rubando, sputarci la gomma da masticare... No, ma tu puoi usare la carta igienica. No, non hai capito il discorso della carta igienica. Tu puoi usare la carta igienica, ma non puoi portarla a casa. Ah, ma te
dici che questi proprio intendono che sì, non è che non la puoi usare, è proprio non portarti a casa il rotolo di carta igienica. Ma ti giuro. Immagini uno che esce con il rotolo in porto. Ma evidentemente è successo. Stanno per chiamarmi, hanno fatto velocissimo, sono le 9:07 minuti e tocca già a me. Ragazzi, ho finito di fare domanda per il visto, 9:15 e sono già fuori. Quindi se volete venire qua a fare domanda, mi raccomando, venite la mattina prestissimo e poi superate la fila, come vi ho insegnato nel video tutorial di oggi. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. I get it.